Cudini, questa bellissima realtà, San Nicolò Notaresco, insomma, sta stupendo un po' tutti a livello nazionale. 4 partite, 4 vittorie, sincero, se l'aspettava? No, sinceramente no, ci fa piacere. Il tutto non deve ingannare un po' la situazione, la nostra realtà, che sicuramente è formata da buoni giocatori, da grossa disponibilità, da giocatori giovani, però la nostra realtà poi è, mi auguro che sia quella finale di una salvezza tranquilla per poi magari poter provare a fare qualcosa. Intanto oggi il Cesena vi guarda anche con un pizzico di invidia. Sì, siamo alla quarta di campionato, sicuramente sì, è normale stare davanti a tutti, magari può creare interesse, noi di questo ci fa piacere, però poi ecco, una realtà come Cesena o altre realtà del campionato che sono fatte per poter stare sopra, alla lunga credo verranno fuori, però noi abbiamo iniziato bene, stiamo bene e quindi vogliamo continuare su questa strada. Facciamo un passo indietro lungo un annetto abbondante, Cudini alla guida della San Giustese vince alla grande il campionato di eccellenza, la nuova carriera d'allenatore. Sì, un'esperienza positiva, la prima per quanto riguarda la prima squadra, in precedenza c'era stata un'esperienza nel settore giovanile a San Benedettese. Devo dire che una bellissima cavalcata fatta soprattutto dalla disponibilità di ragazzi importanti, di una rosa importante e soprattutto anche di una società importante. Quindi questo poi alla fine si è coronato con una vittoria del campionato che abbiamo ampiamente meritato. Quest'estate c'è stata questa nascita del nuovo progetto con Di Giovanni che ha portato il San Nicolò a fondersi con il Notaresco per SN Notaresco. Subito Cudini in panchina, è stata una scelta fortemente voluta. Insomma, ci racconta un po' quest'estate, mister? Beh sì, all'inizio sembrava che la San Nicolò potesse fare la fusione con un'altra società, quindi alla fine è venuta fuori questa collaborazione con il Notaresco. Con grande entusiasmo per quello che ci riguarda, con grande passione, e si è creata una squadra giovane, una squadra voluta sia da me che dalla società sotto questo aspetto organizzativo, quindi ci fa piacere di essere riusciti a trovare dei giocatori stimolati sicuramente e anche di buone qualità. Una cosa mi ha colpito guardando un po' gli highlights delle vostre partite: ad ogni gol fatto sembra un gol realizzato alla finale di Champions League, entra in campo tutta la panchina, c'è un grande entusiasmo. Questa è una prerogativa importante la nostra, si sta creando un buon gruppo di bravi ragazzi con un unico obiettivo, e questo sicuramente è la base per una squadra giovane per poter fare un qualcosa di strada facendo, di importante, forse ce lo auguriamo. Però ecco, questi risultati iniziali sicuramente non sono frutto della casualità, frutto della voglia dei ragazzi che mettono in campo, della disponibilità e anche sicuramente di una buona organizzazione. Parlato di squadre attrezzate per vincere il campionato, tra queste almeno sulla carta all'inizio ora ha dei problemi, c'è l'Avezzano che è il vostro prossimo avversario nel derby. Che idea si è fatta dell'11 di Giampaolo? Parliamo di una realtà già ben consolidata, da un paio d'anni che giocano insieme, da un paio d'anni che più o meno sono gli stessi giocatori, una realtà formata da ottimi giocatori, individualità, che ha fatto benissimo l'anno scorso. Quest'anno, come spesso può capitare, magari non sempre si ripetono le annate, però credo che sia una situazione temporanea, mi auguro da domenica prossima in poi, questo sicuramente. Firmerebbe per un pari? Ma noi siamo una squadra che va a giocarsi le partite in qualsiasi campo, non siamo una squadra che può ragionare troppo, quindi sarebbe facile dire sì sicuramente, ma siamo in un buon momento e in questo momento vorremmo sfruttarlo. Poi se verrà fuori un pari o se la partita ci costringerà a fare un certo tipo di gara, questo non lo so, però la voglia di andare lì e giocarsela e fare il risultato sicuramente questo c'è. L'ultima la spendo proprio su Mirko Cudini. Cudini calciatore oggi, che ruolo avrebbe in questo calcio? Ma sicuramente difensore, perché è sempre stata la mia... Ma quello si dico categoria dove ti sentiresti di poter giocare?
Ma questo no, non lo so, il mio percorso è stato in crescendo, partendo dal basso, tra virgolette, per poi arrivare alla massima serie. Dico solo che con l'impegno, con la voglia, con la determinazione e sicuramente con l'obiettivo che uno vorrebbe raggiungere, a volte queste cose capitano. Io sono stato fortunato e di questo non posso che ringraziare chi mi ha dato la possibilità di poter percorrere questa strada. Poi alla fine però qualcosa bisogna anche dimostrarlo e bisogna meritarselo, questo è fuori di dubbio, perché arrivare è facile ma rimantenersi non sempre, quindi a volte c'è anche il merito personale, questo sì. A proposito di calciatori che a una certa età fanno ancora la differenza nel suo ruolo dei difensori, in Abruzzo ce n'è uno che è un po' un simbolo, Campagnaro, che a Pescara per Pillon è insostituibile lì dietro. Sì, è vero, è quello che dicevo prima, credo che lui sia sempre stato anche in passato un esempio di voglia, determinazione e anche di qualità. È un professionista come ce ne sono tanti e quindi quando uno è stimolato, quando uno riesce a trovare i giusti stimoli, anche a una certa età riesce a dare e a fare la differenza. Bocca al lupo, Mirko. Crepi, grazie.